Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare vi chiedo scusa per i rumori che sentirete, c'è la pioggia, ma fa troppo caldo tenere la finestra aperta, tenere la finestra chiusa, quindi abbiate pazienza. Allora, oggi video, mi trucco con i prodotti dimenticati, è un video che ho visto da diversi youtuber, in particolare credo che la creatrice sia The Lady, e quindi ho trovato questo video divertente, ho deciso di farlo anch'io. Sostanzialmente consiste nel truccarsi con i trucchi che non si usano da tanto tempo. Voi sapete che io in realtà faccio girare moltissimo il mio make-up, però ci sono effettivamente dei trucchi che da tanto che non passano nelle mie mani, li ho messi tutti qua dentro e adesso andremo a truccarci insieme. Allora, partendo con il correttore, un correttore che non uso ovviamente da tantissimo tempo, è il Cover. Anzi, devo usare un primer, perché sul primer è tutto quello. Sì, partiamo dal primer, come è giusto che sia. E questo è veramente da tantissimo tempo che non uso, ed è lo Step One Base Lissante Smoothing Primer di Make Up For Ever, ed è una mini size. Andiamo ad applicare. Vedo un po' troppo in basso. Ok, no, non ce la fa. Il mio cellulare pesa troppo, a quanto pare. Scusate per questo che è lo specchio. Ok. Niente, non ci siamo. Diciamo che ultimamente avevo trovato la mia pace dell'inquadratura. Poi ho avuto la brillante idea di girare i video del decluttering, quindi ho dovuto spostare tutto il cavalletto per girarli. Vorrei cadermi addosso. Ed allora, diciamo che ho di nuovo perso l'inquadratura ottimale. Questa, boh, non è che mi faccia proprio impazzire. Però va bene. Magari per i video che girerò successivamente, perché oggi conto di girarne diversi, vedrò di sistemare un po' meglio. Per ora vi beccate questo. Ok, dicevamo correttore. Di correttore l'ultima novità, cioè quello che non prendo da moltissimo tempo, è il Cover High End Skin Concealer di pelle Hypoallergenic. Non credo che riuscirebbe da solo a coprire gli occhi da panda, quindi vado a prendere un correttore lanciato, in questo caso sotto mano il Boing. Vabbè, forse da un po' che non uso neanche questo, non da tantissimo, però questo non lo consideriamo neanche per quel discorso, per il discorso, ce la puoi fare Vanessa, per il discorso messi da parte, insomma, per trucchi non utilizzo da moltissimo tempo, ma lo uso semplicemente per necessità. Ok, idem per il fondotinta. Allora, ci sono dei fondotinta che non uso tanto tempo, ma sono molto chiari, in quanto appunto del mio colorito invernale. Per l'estate sto utilizzando anche gli stessi, ma in realtà ultimamente sto utilizzando un fondotinta fatto da me, che vi faccio vedere, l'ho messo in questo contenitore per la cipria. Spero di non fare danni nel farvelo vedere così. E sostanzialmente è un mix dei di vari fondotinta più alcuni matte, alcuni idratanti, per cercare di bilanciare, anche di alcuni primer fatto apposta per che ho realizzato apposta per questo periodo. Quindi bypassiamo questo periodo, questo momento. Ve lo salterei se fossi capace di fare i tagli, ma non sono capace, quindi mi deve beccare anche questo. E devo dire che con questo fondotinta io mi trovo molto bene, ma generalmente mi trovo sempre molto bene con i fondotinta homemade. Mi piace realizzare questi fondotinta mischiando varie tipologie, perché così riesco a tenere quello ideale per la mia pelle, che è una pelle mista. E anche come colore riesco a trovare un colore che sia perfetto per me. Vado come sempre con la spugnetta, che è la mia applicazione preferita. Ora, a vederlo così vi sembrerà un po' più chiaro del mio colore naturale, cioè del mio colore attuale, però poi si ossida. Ragazzi, io specialmente col caldo non riesco a trovare un fondotinta che non mi ossidi. Quindi parto che sono bianca e arrivo che sono arancione. Ma come si fa? Anche voi avete questo problema, fatemelo sapere. Però vi assicuro che durante la giornata questo è davvero un colore perfetto per me.
Che poi qui diluvia, ma io dopo devo uscire, quindi spero che la situazione migliori. Che se un po' di fresco mi fa solo che piacere, visto che ultimamente altezza sta di niente. Vedete, alla fine sento bene col mio viso, che un po' ancora andrà a scurirsi purtroppo. Ok, per coprire ancora meglio queste occhiaie da panda andiamo ad usare il correttore che vi dicevo prima, che è nel colore 30 beige, che va molto bene per questo periodo. Spero di non sporcarmi. E invece si è sporcata, bravissima. Dicevamo, va benissimo per questo periodo perché non è proprio chiarissimo. Copertura non è altissima, però metterne un altro po', magari solo tamponarlo con le dita senza il pennello, perché niente, me lo riguardavo più coprente. Poi dice cover, cover cosa? Allora sì, applicato col dito è sicuramente un po' più coprente, però insomma la copertura, lo vedete, non è altissima. In video sembra che io devi fare sia lucido da morire. In realtà sì, è lucido effettivamente. Quindi ok, ci sta. Cipria. Allora, ho preso la RCM A, perché effettivamente è quella che uso da mio tempo, anche se insomma la straconoscete, non è certo una cipria che non uso mai. Diciamo che di questa cipria non mi fa impazzire il fatto che non abbia un tappino o qualcosa dove poterla mettere. Anche se questo in realtà lo rende anche più igienica, perché questo fatto di metterla nel tappino e prenderla col pennello non è proprio il massimo. Infatti la uso molto spesso per uso proprio, anche perché come cipria è davvero ottima. Già del tappino, che tanto anche quando lavoro, ovvio, applicandone un po' in un fazzoletto e quindi su una velina e quindi non direttamente dal coperchio. E comunque questa cipria costa poco ed è veramente ottima, quindi assolutamente ve la consiglio. Il correttore, se avete problemi di allergie, è buono perché è ipoallergenico, come copertura diciamo che è media. E il prezzo è anche molto economico, quindi lo trovate da Maki Beauty. Quindi come prodotto low cost direi assolutamente sì. Per quanto riguarda il primer, è un primer che dovrebbe minimizzare, ma francamente io non vedo un grande effetto. Infatti tra tutti, scusate, cipria, tra tutti è quello che utilizzo sicuramente di meno, proprio perché non trovo abbia chissà quale effetto. Ok. Mi sono dimenticata, no. Tra i prodotti che uso tanto c'era anche questa, che tra l'altro ripeto di cipria. La Shade Light Contour in crema, che dovevo mettere prima della cipria. Che dite, la uso lo stesso facendo un macello o non la uso? Tra l'altro potevo usare anche questo di arancione. No ragazzi, non mi fido di usarla sopra, troppo. Oddio, che sono fissatissima. Ci proviamo, dai. Solo per voi mi impasticcerò in maniera orrenda, già lo so. Non si fa, mi raccomando, vedete questa cosa, ma non fatela mai. Assolutamente no. Se avete... Adesso cerco di scegliere un pennello. Dicevo, se avete, se volete fare il contouring in crema, assolutamente prima di fissare le creme, cioè di fissarle con le polveri, ma ormai l'ho fatto, le metto poco poco, perché altrimenti lo sfumate col cavolo. Ma questa palette devo dire che comunque mi piace molto.
Sapevo che sto facendo disastri. Vabbè, poi andremo a sistemare. Se lo state chiedendo, questo pennello di Catrice è molto carino, io l'ho trovato, il 4 powder si chiama. Ah no, una parte è 4 powder, dell'altra è 4 cream, che trovai, se ve lo riportate, nel calendario dell'avvento, e devo dire che questo è molto carino per questo scopo. My god, my god, my god. Perché ho voluto fare questa cosa, non si sa. E vedo l'ombra del lighter. Solo per voi, mi lancio il mostro. Stop, anche perché con questo caldo, sinceramente, il contorino in crema non è che sia proprio una gioia. Vado sopra. Devo opacizzare con la terra, cioè con la cipria. Ok, per il contouring in polvere invece ho preso questa palettina di Smashbox, che ho da parecchio tempo, effettivamente tanto che non uso. Adesso andremo anche a sistemare questo shampoo di contouring. Ricordavo così pigmentata. Wow, questo video sta diventando un epic fail, non vorrei dirvi. Allora, questa palette la conosco molto bene, ce l'ho da tantissimo tempo, come vi dicevo, ed è assolutamente buona. Non ricordavo fosse così pigmentata, ma me la ricordavo sinceramente molto più modulabile. Comunque, al di là di questo, posso dire che come palette è veramente ottima. Assolutamente consigliatissima. Che poi dal vivo mi vedo appena appena accennato il contouring, mi vedo in camera mi rendo conto. Allora, un messaggio, non ci fate caso. Vabbè, tanto poi alla fine con la cipa di finitura andrò a sistemare il tutto. Cioè, tutte queste macchie che vedete voi, io dal vivo non le vedo. Non capisco sinceramente. Credo che sia dovuto al fatto che la mia pelle comunque di base ha delle imperfezioni e che quindi col trucco sopra faccia questo sgradevole effetto. Qui c'è un brufolo, qui c'è un brufolo, mi fa come se ci fossero due macchie. Allora. Vabbè, proseguiamo. Bello che ho il trucco, devo girarci molti video e poi ci devo anche uscire, scusate. Blush, collaborazione con Stephen Klein di Nars. Questa palette è un po' vecchiotta, ma io la amo, alla follia. E andrò a utilizzare questo blush qua. Spero di non accecarvi. Questi sono blush molto modulabili, il blush di Nars, che per questo. Non tutti però, eh. Cioè il colore Liberté, che per esempio è bellissimo, ma devo usarne poco 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 poco, perché sennò mi fa proprio un effetto subito heidi. Ok. Diciamo che col blush, no niente, un video. Si vede sempre queste due macchie che dal vivo non ci sono, ma vabbè. Non so che farvi, sono in brufoli. Per
super illuminante da tantissimo che non uso la Patina Mais. Che se non sbaglio non vi avevo anche declatterato perché tanto non la usavo, ma in realtà poi ci ho ripensato. E andrò ad applicare, non ho deciso. Cosa applico? Credo che applicherò Canary Nice, questo. Questo qua. Ma si vede? Sì, ok. Diciamo di sì. Ovviamente lo pensavo un po' più sbam sbam, come direbbe Passion, Alessia Liberale. E quindi credo che andrò a rinforzare un po' con il Pink Chill, che lo vedo bello glitterato, quindi secondo me mi può dare più soddisfazioni. Ok. E ora una cosa che faccio ormai da un po' di tempo è usare una cipa di finiture, tra tutte quelle che ho usato meno di recente, è questa qui di Hourglass. Andrò proprio ad applicare l'opera. Questo passaggio serve a darmi sia un finish un po' più satinato, perché questa è satinata, e sia a far amalgamare terra illuminante e blush senza fare le ghiazzone. Vedete che qui è proprio molto più definito di qua. Cioè, continuano a vedersi, non è che toglie l'illuminante, la terra blush, però rende il tutto molto più armonico ed è una cosa che io amo molto. Ok, non la guardare. Ok, e con la base diciamo che ho finito. Andiamo avanti, passiamo al look occhi. Allora, look occhi. Addirittura un primer, non vedrete il solito Kiko, ma un primer che praticamente, oddio, non ho preso il primer, ho preso un bel, non ci posso credere, oddio, ho preso un ombretto in crema anzi con un illuminante. Bene, e niente, adesso che voi vediate il fantastico Kiko, perdonatemi. Il primer che comunque l'ho usato tantissimo tempo era sempre di Revolution, ma era appunto il primer. Purtroppo non ho preso il primer, quindi abbiate pazienza. Peccato Kiko. Sono un disastro, lo so. Come al solito, tampono lievemente con la cipria. Così, e andiamo. Palette occhi. Ho preso la NYX Perfect Filter, comprata, usata una volta e abbandonata. E la Electric di Urban Decay. Anche questa mi sembra che l'avevo declutterata, ma l'ho ripresa perché è troppo bella. La mia idea è, siccome devo uscire, non posso fare una cosa troppo eccentrica, quindi farò un trucco, principalmente questa. E poi come pop di colore, ora vediamo se al centro, probabilmente nella rima inferiore, andrò ad utilizzare questo blu. Così le uso entrambe. Dovrei utilizzare anche questo ombretto in crema, visto che ormai l'ho preso. Dovrei poter usarlo come punto luce, perché tutto è bellissimo. E è anche vero che da tanto non uso neanche questo. Adesso vediamo un po' cosa combino. Perché tanto non mi sono preparata niente, quindi andremo un po' a braccio. Vediamo un po'. Siamo già a 20 minuti, io faccio i miei lavori con voi, durano sempre un'eternità. Questo perché ovviamente non so fare tagli, però voi mi dite sempre che vi piace questa tipologia di video, quindi io ve lo continuo a fare anche se mi rendo conto che alla fine tipo non arriverà nessuno. Se arriva qualcuno, fatemelo sapere. Fatemi sapere se qualcuno riesce ad arrivare alla fine di questi video, o se magari non volete che vi faccio più. Se volete che vi continuo a fare, vi mi preparo con voi.
O se invece preferi di no perché sono troppo lunghi. Che alla fin fine il mio interesse è fare comunque dei video che vi possano interessare. Quindi se mi dite che questa tipologia non vi interessa, faccio altro. Mi piace molto truccarmi con voi, anche se come sapete ci vedo un cavolo, truccarmi con voi. Però mi piace molto perché uno mi rilassa. Vi riesco a parlare in maniera più profonda dei prodotti perché utilizzandoli magari vi ricordo cose che altrimenti non mi ricordo. E poi perché sinceramente tante volte magari sto a casa e dovrei girare video e non lo faccio perché dico, oh, mi devo toccare per girare il video, non mi va. Invece così parto struccata, mi trucco direttamente in video con voi. Devo dire che mi prende molto più volentieri. Però ho messo solo dell'arancio e su tutta la palpebra vado ad applicare colori pennelli, sono scorciatoggiati i miei pennelli. Non so se applicare questo, sinceramente, questo. Vado ad applicare questo bruciato sotto questo arancio emo, adesso utilizzerò quello sopra. Quindi per ora un look super caldo, che ora andremo a raffreddare. Ho deciso che utilizzerò il blu nella rima inferiore e sulla prima parte dell'occhio andrò ad utilizzare invece quell'ombretto in crema oro. Ultimamente devo dire che mi sta piacendo, mi piace molto fare dei trucchi molto fino sulla palpebra, cioè fare una cosa di questo tipo, quindi uno smoky, un soft smoky sotto e poi sopra andare con un ombretto luminoso in crema. In realtà finora sono sempre stati in polvere, oggi vedremo in liquido. Chissà che questo non diventi tipo il mio ombretto preferito del periodo. E metterlo nella prima parte e poi andarlo a sfumare. Adesso vedete un po'. E devo dire che questo tipo di look mi piace tantissimo. Adesso lo andiamo a fare subito. Che in realtà per il mio tipo di occhio dovrei usare soltanto colori scuri e opachi, però chi se ne frega. Voglio rischiare la torina un pennello, sarebbe molto meglio. Allora, con l'ombretto sicuramente questa cosa è un po' più facile perché con l'ombretto in polvere perché non si asciuga subito, però devo dire che questo è molto carino comunque, è molto luminoso. Devo dire che alla fine l'effetto che volevo lo sta facendo. Cioè di più intenso all'inizio e poi sfumato. Diciamo che sto facendo un mezzo casino, ma va bene, usualmente questa cosa si fa molto meglio con le polveri forse, però devo dire che questo è molto bellissimo, però questo va detto. Mi prendo un po' il marrone e vado un po' così nella transizione dei due colori.
Che non voglio stacchi, voglio proprio un effetto della parte luminosa che degrada. Infatti nel frattempo noto che ho fatto che l'ombretto di NYX è fatto tipo fallout ovunque, guardate. Ok. Sembra una schifezza, ma sono fiduciosa che alla fine verrà carino. Aspetta, mi tolgo un po' di fallout. E ora l'electric. Andiamo a prendere questo blu. Scusate, vi ho cercato con la ring light. Che ultimamente ho deciso che almeno per i video, poi anche nella vita, ma soprattutto nei video, devo cercare di uscire dalla mia comfort zone dei colori, dei trucchi nude, perché effettivamente poi nei video sono sempre toccato uguale. E vi mostro anche meno prodotti all'opera, perché alla fin fine utilizzo sempre gli stessi colori, faccio sempre gli stessi look. Quello che ne sfumerò un pochino anche nell'angolo interno, cioè nell'angolo esterno, scusate. Diciamo che la situazione mi sta un po' sfuggendo di mano, facendo prendere un po' troppo la mano, eh. Non so cosa sta diventando questo look. Se io devo uscirci con questo è il problema. Non è che devo andarci chissà cosa, devo andarci alla posta, però maggior ragione. La cosa da renderci da persona seria, non da clown del circo. Vedete che questo blu si sfuma veramente molto bene. Sfuma anche un po' la rima inferiore. Devo più metterlo questo vestito. Dicevo, sfuma un po' la rima inferiore con l'arancionino. Come sempre pulisco il mio make-up con un color panna. In questo caso c'è questo color panna qui. Allora, che dire degli ombretti? Allora, per quanto riguarda NYX, gli ombretti sono molto pigmentati, si sfumano facilmente, ma fanno parecchio fallout e anche kickback. Non so se è riuscito a vedere, ma fanno anche parecchio kickback. Per quanto riguarda invece la palette di Urban Decay, che vabbè purtroppo l'Electric non la trovate più, ma era forse la più bella che Urban Decay abbia mai fatto, chissà perché l'avrà tolta. Sicuramente non è facilissima per trucchi tutti i giorni, ma è veramente molto molto bella. Si sfumano facilmente, sono molto pigmentati e non fanno neanche fallout, quindi assolutamente top top top. Ok, matita nera. Abbiamo la Makeup Forever Artist Pencil nel colore nero, questa qua praticamente usata appena acquistata e abbandonata. E adesso lo andiamo a mettere dentro l'occhio. Sì, magari avrei potuto temperarla. Adesso la temperiamo.
nero bello intenso, sinceramente non so perché non l'ho usato, non la uso. E poi mascara, come sapete, mascara abbandonati non esiste, quindi vado semplicemente a mettere più vacchio dove ho coperto, che è il Better Than Sex Waterproof Little Faced, che è una certezza, come certo che per struccarlo è un incubo. Però non si può voler tutto, se non vogliamo che vada via con l'acqua e con le lacrime, è normale che poi non deve andare via manco facilmente quando lo struccate, no? Ed ecco che con il mascara il make-up acquista tutto un altro effetto. Mascara, secondo me, è magico e immancabile. Guardate che una cosa che non mi piace, perché io non sono per ritocchi definiti, mi piacciono sempre molto molto sfumati. È proprio una mia fissa. La cosa che mi disturba un po' di questo make-up è la parte iniziale, che la vedo un po' troppo luccicante e definita. Provo ad andarci con un pennello pulito, anche se sono un po' in crema, si è tipo seccato, no? Sapete cosa però provo a fare? Metterci un po' del panna uovo. No, peggio mi sento. Ok. Era meglio che non toccavo, perché adesso l'ho resa ancora più evidente. Vabbè. Amen. Rimarrà così. Però ora, al di là di tutto, devo dire che non mi dispiace affatto. Sopracciglia, per le sopracciglia ho preso il Foolproof Brow Powder nel colore 03 di Benefit. Anche questo provato quando l'ho acquistato e poi abbandonato. Sto utilizzando il colore più chiaro dei due. In realtà, per me che devo ricostruire questa prima parte e questa parte qua finale, non è che sia proprio il massimo la polvere, si fa. Non devo qua perché questa coda, cioè devo, diciamo che devo ricostruire un po' tutto, ma va bene. Direi che è molto pigmentata questa polvere, quindi va bene. Perdonatemi se guardo in basso, ma lo specchio qui, ovviamente, se non ci vedo in camera è impossibile che riesca a usarlo, a truccarmi. Come vi dico sempre, sono miope e giro senza occhiali e senza lenti, quindi. Se vi chiedete perché non metto le lenti, è perché in realtà io ho gli occhi veramente molto sensibili, in quanto sono un soggetto allergico. Quindi uso le lenti soltanto quando trucco per lavoro. E se le mettessi di più, non riuscirei poi più a portarle perché mi si infiammerebbero troppo gli occhi. Quindi quelle rare volte che vi giro i video con le lenti è soltanto perché avrei avuto qualche cliente, allora prima di togliermi le lenti vi giro un video. Però capita raramente, perché di solito i video li giro quando non lavoro, che ho più tempo.
Arriverà un giorno che io avrò le sopracciglia del colore uguale, ben definite, senza buchi. Addirittura sono anni che io lotto con le mie sopracciglia, non c'è niente da fare. Crescono come vogliono loro e non crescono mai decentemente. Sono tipo la mia croce. Ok, non ho un gel per sopracciglia perché, vabbè, ne ho soltanto uno attualmente, quindi ho questo, no, in realtà ne avevo un altro, vabbè, non importa. E quindi userò il Ready Set Brown di Benefit, che è quello che mi piace usare sempre, che con la polvere assolutamente bisogna fissare. Non si somigliano molto. Che dite? Ho sempre un'ansia con queste sopracciglia, l'incubo. Vabbè, le lascio così come sono sono. Poi, fissante. Giro molto i miei fissanti, ma di recente non ho usato il primer water di Smashbox, quindi andiamo con lui. Sì, lo so che non ne occorre così tanto, ma mi piace proprio, non ci posso fare niente. Ah, vedi, l'avevo portato invece il gel per sopracciglia. Allora lo metto lo stesso, il 3D Brown Tones di Benefit nel colore viola, che ho appena usato. Ho detto, oh mio Dio, che questa roba viola non l'ho più usata. Ora, per solo per voi, l'andrò a riusare. Oh mio Dio! Ehi, waterproof! Lo tolgo dopo. Raga, io vi giro questo prodotto, non lo capisco. Intanto vediamo questa roba che non posso vedere. Cioè, perché uno deve farsi le sopracciglia viola? Come si chiama? Nicole nel suo video dice che da solo un leggerissimo riflesso che spegne il caldo delle sopracciglia, ma non è vero. A me Nicole piace, mi piace Benefit, ma raga, questa è viola. Cioè, ci vado un po' sopra con la matita sporca di ombretto per le sopracciglia per cercare di sistemare l'effetto che, beh, sicuramente sarò l'unica con le sopracciglia viola. E eccomi qua. Cioè, francamente non so neanche come fare a utilizzare questo prodotto. Cioè, che ci farò? Maledetto 3D Brown. 3D Brown, non Brown, magari fosse Brown. Vabbè, lasciamo perdere. Labbra, allora labbra. Pulisco un po', sempre di cacao. Di labbra io ho portato due prodotti che in realtà sono lo stesso, sono due colori diversi. E sono le tinte di Maybelline, le Superstay, che appena comprate sono dei pompazzi da volo abbandonate perché effettivamente erano un po' secchine. E io ho solo in due colori che sono il Loyalist e il Lover. Ora, il Lover forse non c'entra granché visto che questo trucco alla fine ha comunque una base calda. Se tipo io amo questo colore. Quest'altra, la Loyalist, oppure invece che mi faccia un po' troppo l'effetto morto, oltre al fatto che comunque è fredda anche questa. Però sicuramente sarebbe più discreta. Che dire?